Allora, dicevo, Mario Baccini, il dell'ente microcredito, che ci racconterà anche quella che è una novità a livello mondiale che l'Italia sta mettendo in campo proprio nel settore del microcredito, e lo fa a Cuba. Per cui siamo di fronte a occasioni e possibilità che mettono insieme quella che è la nostra cultura anche del piccolo, della piccola impresa, e che è molto importante per entrare in determinati mercati, perché la multinazionale in qualche modo porta sue regole, impone suoi modelli, e quindi c'è anche un freno nei rapporti con un paese nuovo e diverso. Invece nel piccolo, nel micro, si riesce a trovare la formula per una migliore sintonia, e però devi anche saperlo organizzare. Quindi Mario Baccini, contaci un po' questa. Sì, grazie. Prima di tutto colgo l'occasione per salutare in maniera particolare Sua Eccellenza l'Ambasciatrice Soto Pimentel, che vedo anche a Napoli nella sua azione di promozione di culturale, politica, di un paese straordinario come quello di Cuba. E in particolare anche l'avvocato Alessandro Senatore, che con questa sua iniziativa dell'Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia-Cuba ha messo al centro uno dei problemi di cui il nostro paese è chiamato a dibattere, sta parlando di queste relazioni tra Italia e Cuba, si parla nei bar, nei circoli culturali, in Parlamento, nelle assemblee. È un fatto italiano, è un fatto italiano, lo ricordava il nostro giornalista, di questo sentimento autentico che due popoli hanno di relazioni, di tentativo di ampliare, aumentare queste relazioni. E devo dire anche che l'ambasciatore Castellaneta ha puntualizzato bene di quanto l'Italia vuole investire, cioè di passare da quel meccanismo di simpatia culturale che c'è, storica, a una fase superiore, quella fase dell'affidabilità, della credibilità degli investimenti, che è nel cuore di molti italiani. Quindi oggi siamo in una fase, in un passaggio storico, culturale, e l'Italia cerca di marciare insieme a Cuba con l'evoluzione anche legislativa che dall'Havana sta venendo avanti nel incentivare e attrarre investimenti, capitali, sinergie, collaborazioni di import-export della cultura cubana, ma della cultura bilaterale con tutti i paesi che sono e si sentono vicino a Cuba e all'Havana. Ecco, con questo sentimento noi, e proprio perché stiamo lavorando su questa fase, quella di diventare affidabili, perché in molte occasioni il viaggio della speranza, non solo a Cuba ma anche nel Mediterraneo, lo ricordava Castellaneta, di molti italiani con l'idea di dire vado a Cuba, vado a Tunisi, vado in Egitto per aprire un'azienda, ma soprattutto era un po' una scusa per fare un viaggio culturale. Oggi l'Italia si sta attrezzando ad aumentare questa capacità di affidabilità nei confronti anche del governo cubano, e una serie di relazioni, di istituzioni come quella che oggi ci chiama qui alla Camera di Commercio vuole proprio segnalare che c'è un gruppo dirigente, che c'è un governo, che c'è un Parlamento che vogliono guardare Cuba con gli occhi dell'impresa, della cultura, dello sviluppo e delle relazioni di reciproca utilità. Quindi su questo il Presidente Renzi è stato a Cuba, è un evento storico che insieme ai grandi della terra, non dimentichiamo che il Santo Padre, lo stesso Presidente americano, il Presidente italiano Renzi, credo che non si ricorda, ambasciatore Castellaneta, nella memoria della diplomazia italiana la presenza di un premier italiano a L'Avana, no? È la prima volta. Quindi è la prima volta, e quindi ecco, questo significa che da quel momento in poi la SACE, l'ICE, l'Istituto Nazionale per il Microcredito, si stanno muovendo le portaerei italiane dal punto di vista delle relazioni proprio per incentivare. Però questo ha bisogno di quelle attività culturali come la tua organizzazione, senatore, per incentivare e rendere sinergica una proiezione, per evitare di andare
ciascuno a ruota libera. Ecco, quindi anche con la mia fondazione, per esempio la Fondazione Fedus, che ogni anno cerchiamo di aumentare queste relazioni, stiamo sviluppando sempre di più quella incubatrice imprenditoriale per consentire poi alle istituzioni preposte, quindi agli imprenditori, alle istituzioni pubbliche, di creare i presupposti anche di accordi molto solidi. Per quanto riguarda la microfinanza, e vado sempre a sviscerare, che cosa significa? La nostra istituzione è un'istituzione pubblica, nasce da un appello delle Nazioni Unite. L'Italia è stato il primo paese al mondo a realizzare, nell'ambito dell'economia sociale di mercato, in alternativa all'automatismo del mercato, economia sociale di mercato, un intervento per battere sul tempo la povertà, l'esclusione finanziaria, sociale, perché c'è una visione mondiale di chi pensa, come noi, per esempio in Italia, che una persona esclusa dal credito, esclusa socialmente, essendo un problema e un costo per la società, dobbiamo recuperarla, perché deve diventare una nuova persona, un nuovo imprenditore, una persona che dà utilità al sistema. E allora abbiamo realizzato, raccogliendo l'appello di Kofi Annan, questa istituzione pubblica, proprio per rendere bancabili chi non lo è, tramite il Fondo Nazionale di Garanzia, che copre l'80% operazioni di microcredito, che sono operazioni fino a 25.000 euro, barra 35. Noi ambiremmo a avere anche la SACE che ci dà un ombrello protettivo, però ci arriveremo sicuramente in altre operazioni strutturate, perché anche con la Cassa Depositi e Prestiti stiamo lavorando proprio per Cuba, per tentare di coordinarci insieme e trovare anche la parte del finanziamento per questa attività che adesso vi spiego. Quindi l'Ente Nazionale per il Microcredito svolge questa operazione, vuole recuperare tutti quelli che oggi sono considerati esclusi e non bancabili, quindi è un'operazione pubblica. Quello che non fanno le banche lo facciamo noi. Le banche fanno bene il loro mestiere, danno piccoli finanziamenti, diventa microcredito il finanziamento, il piccolo finanziamento, quando è accompagnato da servizi ausiliari che sono tutoraggio, monitoraggio, accompagnamento, per consentire a quell'azienda che nasce da una difficoltà, quella piccola azienda, di non avere un default e una mortalità nei primi 2 anni. Quindi è un'operazione straordinaria. In Italia abbiamo realizzato già moltissime microimprese da questo settore, e come voi sapete che ogni buona azione in Italia non rimarrà impunita, insomma, perché quando si parla di aver fatto del bene la notizia non arriva mai. Però noi andiamo avanti. Il Ministero degli Affari Esteri, che per legge è in collegamento, noi siamo uno strumento tecnico del Ministero degli Affari Esteri, proprio perché la legge ci dà questo strumento a nostra disposizione, ci ha affidato un incarico importante, che è quello di, nei paesi obiettivi italiani, cioè che sono Cuba, la Bolivia, i Caraibi, ci hanno dato questo obiettivo particolare, perché nell'ambito della campagna dell'Italia per il Consiglio di sicurezza, dove l'Italia è candidata a un seggio non permanente, però un seggio importante nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha voluto incentivare le relazioni con questi paesi, ritenendoli prioritari per l'Italia e chiedendo anche a noi dell'ente di attivare una serie di meccanismi affinché questi rapporti possano essere rafforzati ancora di più con attività di microfinanza e microcredito. Quindi noi abbiamo voluto, visto tutto quello che ci stiamo dicendo, incentivare partendo da Cuba e iniziando, informando puntualmente anche l'ambasciata di Cuba in Italia e l'ambasciata d'Italia a Cuba di queste relazioni, siamo arrivati dopo, devo dire, un po' di tempo di incontri, di messa a punto anche delle strategie, degli obiettivi, delle strategie politiche, siamo arrivati a far firmare un documento strategico importante con il Bandec, che è la banca pubblica più importante di Cuba, credo, e su indicazione, perché io stesso ho incontrato il vicepresidente cubano all'inizio di questa missione,
e siamo arrivati a firmare questo accordo per realizzare una struttura finanziaria dove il capitale misto, un capitale il 70% italiano e il 30% cubano, no, per finanziare le microimprese di Cuba e le cooperative e anche le microimprese miste italiane e cubane che possono investire in quel paese. Questo potete immaginare che dopo questa operazione noi porteremo questo prodotto, qualora il Parlamento e il governo cubano darà l'ok definitivo a questa iniziativa. Ecco, è un prodotto che rafforza le relazioni dell'economia sociale sulla quale noi vogliamo investire anche in termini di cooperazione internazionale. Quindi non voglio togliere altro tempo a questo mio intervento, però ecco, era importante dare questo messaggio di collaborazione, di rete. C'è la grande impresa, la grande industria, ma ci sono anche molte piccole imprese italiane che hanno del know-how importante che interessa anche all'attività commerciale di Cuba, impresaria eccetera di quel paese, perché queste piccole imprese oggi non hanno la forza di fare esportazione. Con questa operazione noi possiamo scegliere insieme al governo cubano, alle autorità cubane, quali prodotti necessitano quel paese. Noi non possiamo andare a Cuba o in qualsiasi altro paese a offrire concorrenza di prodotti che già hanno. Noi dobbiamo offrire quello che possiamo portare, di cui loro hanno bisogno, e viceversa importare tante opportunità che ci sono. Faccio un esempio sulla frutta, sui succhi di frutta, sul turismo, una serie di iniziative che possono essere di interscambio bilaterale, dove la bilancia anche commerciale sia equilibrata, perché questo credo che sia uno degli obiettivi. Quindi io vi ringrazio per questa opportunità, sono a disposizione per ulteriori anche chiarimenti su queste nostre iniziative, e ritengo che se l'ambasciatrice vorrà potremmo anche creare delle occasioni proprio per parlare con tutto il mondo delle microimprese italiane. Perfetto, grazie, poi ci sarà.